Sono 21 le associazioni che sono state coinvolte in questo bellissimo progetto che è iniziato nel 29 ottobre scorso, quando abbiamo organizzato una manifestazione pubblica alla Tribunale della Dogana, nel corso della quale tutti i rappresentanti delle 21 associazioni hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista, naturalmente seguendo le linee direttrici della loro associazione. Quest'oggi presenteremo il documento programmatico che è il frutto di intensi mesi di lavoro, quindi le risultanze del progetto racchiuse in 100 pagine, le prime delle quali sono dedicate alle idee che le 21 associazioni hanno per la nostra città, per migliorare la città di Foggia, tutte le altre invece sono dedicate a ciascuna associazione che ha avuto la possibilità, ecco, di esprimere la propria opinione sul momento così difficile che vive Foggia e soprattutto di lanciare un progetto o anche denunciare una mancanza purtroppo sempre più evidente e presente, perché le associazioni di volontariato intellettuale, le associazioni in genere oggi sono chiamate ad un ruolo molto molto importante, spesso di sussidiarietà rispetto alle istituzioni stesse, talvolta silenti che spesso si contraddistinguono per i cosiddetti silenzi assordanti. È la dimostrazione che Foggia è una città tutt'altro che spenta, i cittadini foggiani sono tutt'altro che distratti e hanno voglia di agire e di interagire con la città e di intervenire in prima persona per tramite anche e soprattutto dell'impegno associativo. Gli spunti più creativi sono stati quelli determinati dalle associazioni che si occupano di diversa abilità, che hanno denunciato un mondo assolutamente incredibile sulle quali le istituzioni dovrebbero porre maggiore attenzione. E poi vi sono state tante associazioni culturali, ritengo anche l'Associazione Qualità della Vita, che ha posto il tema della cultura non come mera accademia ma come business e come occasione per la creazione di posti di lavoro. In una città come quella di Foggia, che non ha più il Teatro Giordano, che non ha più il Teatro Mediterraneo e dove i contenitori culturali sono stati tutti quanti lasciati perire. Invece altre realtà che hanno molto meno di noi fanno della cultura volano dell'economia.